Oggi facciamo un salto nel passato, ricordate la vecchia PlayStation 1? Una vera gloria. Beh sì, è stata spettacolare ai tempi perché era all'avanguardia per quell'era. Comunque, con l'uscita di PS4 Pro mi è venuta voglia di fare un confronto e vedere quante cose sono cambiate dalla PlayStation 1 alla PlayStation 4 Pro. Cominciamo. Memoria. Oggi diamo quasi per scontata questa cosa. Ogni console ha 500 GB di memoria standard, ma non è mai abbastanza. Non c'è più bisogno di memory card esterne, ogni cosa si può salvare all'interno della console. La Play 1 al contrario richiedeva una memory e sapete quanta era la capienza? Un mega. Cazzo, solo a pensarci mi chiedo come riuscissimo ad andare avanti con così poco. Cioè, oggi in un mega non ci tieni più niente, all'epoca l'unica cosa che si faceva era salvare i progressi di gioco, niente gallerie catture, niente aggiornamenti, niente salvataggio sull'hard disk del gioco, era tutto più semplice. CPU e potenza. Continuiamo con qualcosa di più tecnico. La prima PlayStation è uscita nel 1994, tutti erano felicissimi. L'hardware era molto all'avanguardia. Montava un lettore CD per i giochi e per i dischi audio con le canzoni. L'architettura era 32 bit da 33 MHz di potenza, 4 MB di cache, 3,5 MB di RAM con 1 MB di memoria grafica. Lettore CD con 2x di velocità e, come già detto, la memoria interna non esisteva e c'erano solo memory card da 1 mega. Sentire le specifiche di PS4 Pro mette quasi i brividi in confronto. Si può trovare in versione da 1 TB 500 GB con un processore 8 core AMD Jaguar da 2.1 GHz, architettura 64 bit, la RAM è di 8 GB DDR5 con 4,5 teraflops di potenza. Il lettore montato è un lettore Blu-ray Full HD. Sì, esatto, niente lettore 4K, ma questo è un discorso a parte. Comunque sia, come avete notato, è impressionante la crescita avuta in questi anni, per non parlare poi dei PC. Grafica. Ecco il tasto dolente di questa generazione, la risoluzione della vecchia PlayStation era di circa 320x240. Con le remastered di oggi, i quadretti dei nostri giochi preferiti sono molto più definiti. Comunque sia, la grafica non era tutto ai tempi, quindi gli sviluppatori si concentravano maggiormente su altre cose, come la storia o la narrazione o il gameplay. Oggi la PS4 Pro ha una risoluzione di 4K 3840x2160, con l'utilizzo dell'HDR, tecnologia che migliora i pixel e quindi la resa visiva con colori più accesi e orizzonti più definiti. Oggi moltissimi sviluppatori pensano alla grafica, ma in parte è anche colpa dei recensori e degli utenti che spesso e volentieri, se vedono un gioco con una brutta grafica, tendono a metterlo tra gli scarti, a meno che sotto non ci sia scritto indie. Connessioni. PS1 aveva poche connessioni, c'erano le uscite video e audio e poi quelle davanti per collegare i controller. Ricordo ancora il modo in cui inciampavo sui fili sclerando e invocando il nome di Satana perché i controller cadevano subito con l'urto. Beh, ancora oggi succede, ma non inciampo sui fili almeno. Non aveva nessun tipo di connessione wireless. Era tutto analogico e non esisteva il gioco online, quindi niente camper. PS4 Pro invece ha una moltitudine di connessioni, i controller sono wireless e possiede pure delle porte USB. Potrete aumentarne il numero con degli appositi adattatori, sia al Wi-Fi che Bluetooth. Internet è diventata essenziale negli ultimi anni e molti giochi grazie ad esso possono essere migliorati anche dopo l'uscita. Il mondo di oggi. Vedere tutti questi cambiamenti in una sola console in realtà porta a pensare anche come sia cambiato il mondo videoludico oggi. Abbiamo DLC, aggiornamenti di sistema, il PlayStation Store e molte altre cose. Per giocare con la vecchia console avevi bisogno di due cose, PS1 e disco del gioco e basta. Non c'erano patch al day one e nemmeno DLC per poter giocare al gioco completo. Questo però non è un male, cioè non parlo del DLC, eh. C'è chi apprezza queste cose e chi no. Io penso sia uno sviluppo molto importante che ha portato il mondo dei videogiochi a evolversi, permettendo a un singolo gioco di intrattenerci per centinaia se non migliaia di ore. Senza l'online non staremmo così tanto incollati sui nostri giochi preferiti e senza DLC non torneremmo in quel mondo che avevamo dimenticato tempo fa. Ovviamente spero sempre che i DLC non siano spezzoni del gioco completo, ma bensì parti secondarie del prodotto. Comunque sia, con questo si conclude il nostro video, grazie per aver guardato, mettete tanti mi piace e alla prossima!